Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il primo TG che si apre con il cambio colore delle regioni come tutti i venerdì, atteso oggi il monitoraggio da parte della cabina di regia, possibili che ci siano alcuni spostamenti di fasce. Per quanto riguarda le 13 regioni e due province autonome che si trovano attualmente in zona gialla, la situazione è relativamente tranquilla, ma c'è un punto interrogativo legato alla Campania, perché ha dati da zona arancione, almeno per quanto riguarda l'RT. Infatti l'indice di contagio Covid è superiore a 1 e 1.08 per la precisione. Significa che nelle 2 settimane precedenti, quelli cui fanno riferimento i monitoraggi dell'Istituto Superiore di Sanità, la Campania ha osservato un incremento dei contagi. Tuttavia, però, la regione ha una valutazione di probabilità e di impatto particolarmente bassa, e questa classificazione che fa la differenza e potrebbe dunque lasciare la Campania in zona gialla, atteso però, come si diceva in apertura, il monitoraggio di questo pomeriggio. A sperare di tornare in zona gialla è anche la Puglia, che se confermerà i dati già positivi visti la scorsa settimana tornerà in gialla da lunedì. Discorso opposto invece per la Val d'Aosta, che ha un'incidenza molto alta e rischia di passare in zona rossa. Basilicata, Calabria e Sicilia, che sono le altre 3 regioni in zona arancione, dovrebbero rimanerci almeno per un'altra settimana. Infine, per la Sardegna, che era l'unica zona rossa di questa settimana, può sperare ragionevolmente di passare in arancione. Il nuovo bollettino Covid registra 14.320 positivi su tutto il territorio nazionale, a fronte di 330.075 tamponi processati tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività che è pari al 4,3%. Si registrano 288 vittime nelle ultime 24 ore, ma c'è un importante calo dei ricoveri ordinari di 509 posti letto nell'ultima giornata. In Campania invece sono 1.986 nuovi positivi al coronavirus, di cui 640 persone sintomatiche, a fronte di 21.943 tamponi effettuati complessivi, di cui nello specifico 7.889 test antigenici. 33 le vittime, di cui 25 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino, 1.871 i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 posti letto occupati in terapia intensiva, disponibili in terapia intensiva, ne sono occupati 137, sono 3.160 quelli di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.462. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è recato a Mondragone in visita e ha parlato della situazione vaccini. Ha detto che ce ne sono 207.000 in meno rispetto alla popolazione, al resto d'Italia. Sono dei delinquenti perché tolgono il vaccino alla regione che ha la densità abitativa più alta d'Italia e d'Europa, ha detto il governatore. Continueremo a combattere finché non si svegliano, perché la soluzione è nelle vaccinazioni. Sul punto andiamo proprio ad ascoltare le parole del governatore campano. La prima notizia da dare è questa. Ricordiamo sempre che in Campania abbiamo 15.000 dipendenti in meno e tutto quello che si fa per l'epidemia Covid viene fatto avendo un apparato di 15.000 dipendenti in meno rispetto all'Emilia-Romagna, al Veneto. La metà dei dipendenti che ha la Lombardia. Lo dico questo per rendere onore a migliaia di nostri dipendenti della sanità pubblica che stanno dando una prova straordinaria di impegno. Secondo, ovviamente c'è un dato importante per noi. Abbiamo il dato più basso di occupazione delle terapie intensive in base alla popolazione e il dato più basso di decessi Covid. Poi a Caserta siamo qui. Abbiamo una percentuale di utilizzazione dei vaccini che è la più alta della regione, oltre il 92-94%. Quindi questo ci dà fiducia, ma ovviamente il problema è avere i vaccini. Ad oggi, mentre io le sto parlando, la Campania ha ancora 207.000 vaccini in meno rispetto alla popolazione. È uno scandalo nazionale di cui non si parla, e la ringrazio perché mi consente di comunicare ai nostri concittadini che ancora oggi, incredibilmente, nella regione a più alta densità abitativa d'Italia,
sottraggono a 207.000 cittadini campani il vaccino a cui hanno diritto. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto su Facebook che nella giornata di ieri sono state somministrate in Italia oltre 500.000 dosi di vaccino e il capo di gabinetto ha voluto ringraziare donne e uomini al servizio del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il lavoro di squadra. Il progetto era stato già anticipato dal commissario Figliuolo, che avrebbe voluto avere questa cadenza praticamente giornaliera, poi vista l'assenza delle dosi di vaccino non si è riusciti a raggiungere questo obiettivo, si è oscillato poi tra le 480 e le 520.000, questi sono i progetti del commissario all'emergenza, che vorrebbe arrivare addirittura sulle 600-700.000 in una sola giornata. Dunque si prosegue con la campagna vaccinale con l'obiettivo naturalmente di poter arrivare quanto prima all'immunizzazione completa di tutta la popolazione nazionale. Ci spostiamo ora a Pompei, ci si orienta in maniera sempre più decisa sulla pista del suicidio per gli investigatori legati alla morte di Grazia Severino, la 24enne di Pompei, cui l'esame del medico legale nominato dalla Procura di Torre Annunziata ha escluso la violenza sessuale, mentre i carabinieri hanno ritrovato sul davanzale di un finestrone interno dell'edificio della prima traversa di via Carlo Alberto, da dove la giovane si sarebbe lanciata, le forbici con le quali prima di gettarsi si sarebbe inflitta tre fendenti. La giovane studentessa di matematica all'Università di Salerno soffriva di patologie psichiche ed era in cura da un paio di anni e sarebbe entrata nell'edificio in stato confusionale, probabilmente sotto l'effetto di farmaci. I primi elementi che sono stati raccolti dai medici dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 24enne è stata trasportata in condizioni critiche, avevano fatto ipotizzare scenari di violenza sessuale o addirittura sevizie, ma in realtà non è giunta alcuna conferma e si è deciso di seguire la pista del suicidio, al momento quella più credibile. A Caserta, bollettino Covid diramato dall'ASL di Terra di Lavoro, che vede un aumento di 113 nuovi positivi su tutto il territorio. Nello specifico sono stati 354 i nuovi positivi, cui si sono aggiunte 3 vittime e 238 guariti. I tamponi sono stati 3.173 per un tasso di incidenza dell'11,16%. Maddaloni supera Caserta come numero di casi attivi e va in testa con 452 attuali positivi, c'è poi Marcianise con 435 e il capoluogo provinciale con 433. Restiamo nel casertano perché Antonio Accurso, segretario generale aggiunto UILM Campania, ha parlato della situazione Whirlpool sul territorio dopo una giornata di scioperi presso il polo di Carinaro. Ha detto 150 lavoratori di Napoli, in accordo con quelli di Caserta, si sono spostati presso il sito di Carinaro per un sit-in di protesta, manifestando contro un altro incontro che c'è stato senza risposte concrete, vista anche la chiusura della struttura Whirlpool a Napoli. Il governo chiede a Curso intervenga per far rispettare questi accordi e difendere il Sud. L'avvertenza Whirlpool è un'avvertenza di un Sud abbandonato, di multinazionali che spadroneggiano e di una politica che non riesce a dare risposte. Bisogna ripartire dal Sud, se non ora, quando, ha chiosato a Curso. Il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, ha preso parte ad un momento di preghiera dedicato a tutti i lavoratori del territorio. A presenziare la cerimonia c'era anche Monsignor Di Donà. Andiamo proprio ad ascoltare le parole del Monsignore e del primo cittadino. Siamo qui questa sera per pregare per il mondo del lavoro, alla vigilia della festa del lavoro. Gesù era chiamato il figlio del falegname, il figlio di Giuseppe, eppure lui ha lavorato con mani d'uomo, perché il lavoro è la collaborazione con il Dio creatore. Quando uno lavora, collabora, coopera alla creazione di Dio. Il lavoro non è solo un fatto tecnico o economico, quello di portare a casa dei soldi, pure questo è importante, ma il lavoro significa collaborare con il creatore. Siamo qui in questa creazione originale, questa cooperativa sociale di Casapane, perché mi sembra
un luogo significativo che dà lavoro a dei giovani investendo per il loro futuro. Purtroppo la pandemia, come sappiamo, ha bloccato molto del mondo del lavoro. Una delle conseguenze della pandemia è anche una conseguenza sociale, come sappiamo. Si stanno riprendendo, ma aspettiamo e auguriamo che si riprendano ancora di più. La mia presenza, la presenza della diocesi di Acerra, è per sostenere questa ripresa. Per questo preghiamo e auguriamo il futuro migliore. Buon primo maggio a tutti i lavoratori, non a casa. Siamo a casa ancora con prudenza, perché questo è un periodo dove dobbiamo avere ancora tanta prudenza, e sicuramente con l'avanzata del vaccino supereremo anche questa crisi sanitaria. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli sarà impegnato nella giornata di domenica alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Il tecnico Gennaro Gattuso è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 con tre dubbi di formazione. Manolas tornerà al centro della difesa con Koulibaly, Fabian Ruiz rileva invece Timoé Bakayoko sulla sinistra, Mario Rui è il favorito per giocare al posto di Isa. In attacco invece Politano è leggermente in vantaggio rispetto a Irving Lozano, dunque ci sarà Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz, Demme in mediana, Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Mister Semplici invece conferma la difesa a tre, può pensare di far giocare Raja Nainggolan in condizioni più avanzate. Dubbio per il tecnico dei Sardi che riguarda il portiere Cragno, che è guarito dal coronavirus, ma potrebbe essere confermato il giovane Vicario, autore di ottime prestazioni. L'altro ballottaggio riguarda il ruolo di centravanti con Pavoletti in vantaggio su Simeone. Diamo una lettura anche della formazione degli isolani con Vicario tra i pali, Cepitelli, Godin e Carboni in difesa, Nandes, Duncan, De Jola e Lico Giannis a centrocampo, poi Nainggolan dovrebbe agire appunto alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.